per noi, beati noi che siamo. Passerà la storia come l'anno della pandemia. Un nemico invisibile ha sconvolto la nostra vita, ha fatto vacillare e crollare le nostre presunte certezze, ha soffocato le nostre gioie, ha acuito il nostro dolore. Sono un medico anestesista rianimatore che, come tanti altri colleghi, quest'anno ha dovuto affrontare la lunga battaglia contro questo nemico invisibile. Ho impresso nella mia mente tutti i volti dei pazienti, la loro paura di non poter rivedere i propri cari, la sofferenza, la fame d'aria, il dolore della solitudine. Ma ancora prima ho vissuto tutto ciò attraverso gli occhi colmi di luce e di speranza della mia adorata e dolce mamma, anche lei vittima del coronavirus. Il dolore più grande è stato quello di lasciarla andare verso la vita eterna e di accettare la morte come passaggio. Nella mente e nel cuore di Carolina non ci sono soltanto gli occhi della sua cara mamma, ci sono gli occhi, c'è la vita di ogni paziente che ha curato come ha fatto con sua mamma. Papa Francesco, in una piazza San Pietro completamente vuota, ci ha ricordato che come umanità ci siamo ritrovati in una barca in mezzo alla tempesta, e richiamando una pagina del Vangelo ci ha detto che in questa occasione Gesù rivolge un appello alla nostra fede. Perché avete paura? Non avete ancora fede? L'inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti da soli. Da soli affondiamo. Abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che con Lui a bordo non si fa naufragio. Perché questa è la forza di Dio. Volgere il bene tutto quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai. All'inizio di un nuovo anno si affida a Maria, Madre di Dio, e celebra la Giornata Mondiale per la Pace. Quest'anno il Papa ci indica nella cultura della cura un percorso di pace. Questa barca dell'umanità in mezzo alla tempesta è chiamata a lasciarsi guidare dai principi sociali fondamentali per una rotta sicura e comune. I principi sociali sono la promozione della dignità di ogni persona, la sollecitudine per il bene comune, la solidarietà per i poveri e gli indifesi e la salvaguardia del creato. Per essere profeti e testimoni della cultura della cura occorre alimentare la nostra fede. La fede mi ha aiutato ad affrontare le tempeste e le dure prove del 2020. Il mio messaggio in questo momento così difficile per tutta l'umanità è di speranza e di rinascita, rialzarsi più forti, rinnovando lo spirito di una nuova luce. Finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole. Se negli anni scorsi con molta facilità ci auguravamo felice anno nuovo, quest'anno non possiamo permettercelo. Quest'anno non possiamo non essere consapevoli che non deve essere l'anno nuovo. È ciascuno di noi chiamato ad essere nuovo, prenderci cura gli uni degli altri, essere capaci di guardare negli occhi ogni fratello e ogni sorella, essere capaci di gesti di solidarietà, di perdono, di vicinanza. È la novità che dobbiamo immettere in questo nuovo anno, perché davvero sia un anno in cui, come unica umanità, nella stessa barca,
riusciamo a intraprendere un cammino diverso. Questo è un messaggio di speranza che ci viene anche dalla pagina del Vangelo che ci conferma ciò che abbiamo ascoltato a Natale. È proprio lo stesso Vangelo. Non è il Vangelo di un giorno, è il Vangelo che accompagna l'umanità nel suo percorso. Auguro a tutti un anno di rinascita. Buon 2021. Affidiamoci reciprocamente al Signore per intercessione di Maria, Madre di Dio, Stella del Mare e Madre della Speranza, per essere davvero capaci di vivere un anno di rinascita. Buon 2021.